Hi guys, I'm here in Turin at the park, and I want to talk about the alphabet, the importance of the alphabet, because you have to know that the alphabet you use only to do your spelling of your name and surname, and not to learn to read. It's very important if you want to read. By, for example, speak up. I have a speak up with me, so I can show you my speak up of this issue. Is very important. Speak up about February. February speak up. There are important things to know about the words of the year language. It's very important to know that. United States, California on early, London, the British Library's treasures. Studying at a British university is very, very, really interesting to buy speak up of this month of February. But I want to talk about the importance of the alphabet, because the alphabet is very important, not to learn how to pronounce the sounds, but only to do the spelling. To do spelling of our names and surnames, okay? I will give you an example, but first of all, we have to pronounce in a better way the alphabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Come avete notato, io la R non l'ho pronunciata, l'ho pronunciato A, perché la R non si butta la lingua sopra il palato superiore, ma dietro, verso i molari, come dice il mio caro amico John Peter Sloan, che io saluto con un caro affetto. Che altro vi devo dire? Vi devo dire la T per riprodurre la T dovete mettere la lingua dietro i denti nel palato, tenere la lingua bassa verso il palato inferiore e dietro i denti inferiori fare T, T, T. Io la chiamo la T sputata perché si vanno, ci sono degli sputi quando lo pronunciamo, infatti se voi avete a che fare con degli inglesi allontanatevi o dovete avere un ombrellino perché vi fa la doccia. E T, T. Table, time, t. Se non riuscite a farlo, mi raccomando, esercitatevi vicino allo specchio, è molto importante questo. Ok, poi la R abbiamo detto, car, table. Cioè, emissione d'aria, ricordatevi che potete prendere un foglio di carta e pronunciare la T. Se il foglio di carta si muove, quindi fate pressione sul diaframma, non vi uccidete la gola, mi raccomando, se c'è emissione d'aria avete pronunciato in maniera corretta la T, altrimenti avete detto la T italiana. Ma quanto è bello sentirsi non dire più "Are you Italian?" Secondo me è meglio, vero? Perché così sapete l'inglese come le madrelingue, non ci dicono più "Oh, gli italiani non sanno più l'inglese, non sanno l'inglese, non impareranno mai l'inglese", ok? Quindi ripetiamo insieme l'alfabeto. Ecco, vi faccio un esempio di sorry, it's very cold today in Turin and I'm outside, so it's very cold. Speak up. S P E A K U P. Ok. I'm Gabriella. GABRIELLA, oppure potete dire LL, ma è più bello anche dire LLA. Marturano, il mio cognome è molto difficile, non lo sanno scrivere neanche gli italiani, dicono Martorana, Marturana, insomma non lo sanno nemmeno gli italiani, quindi devo anche in italiano articolare bene e dire Marturano, ok? E in inglese dobbiamo stare attenti a dire, quindi M-A-R-T-U-R-A-N-O. Quindi l'alfabeto serve solo per sapere i nostri nomi, lo spelling dei nostri nomi e cognomi.
quando andiamo all'estero, per esempio, vi ho fatto nei miei podcast, se mi seguite nei miei podcast, vi ho fatto l'esempio che se noi siamo a una fiera di mobili all'estero, il madrelingua ci dice: "Oh, what awesome furniture! Che meraviglioso mobile o che meravigliosi mobili", perché dovete sapere che furniture è un countable. Quindi voi dite: "Oh, sorry, I didn't understand. I cannot understand. What does it mean? Furniture. Allora l'inglese vi aiuta, se siete molto gentili, polite, educati, visto che va di moda la maleducazione, come dice Morgan, la maleducazione. Quindi voi in maniera gentile dite al madrelingua, dite: "Excuse me, but I cannot understand, I'm still learning English", non riesco a capire, sto ancora imparando l'inglese. Lui vi farà lo spelling, farà la sillabazione, come si dice in italiano, furniture, furniture si scrive, quindi furniture. Ricordatevi che è uncountable, ok? Uncountable significa che non potete mettere la S al, non potete mettere la S a furniture, ok? Quindi però voi non lo capite ancora, furniture. Lui, se state ancora alla fiera dei mobili, vi indicherà table. For example, this is bench. Bench, panchina. B-E-N-C-H. Ok, per dirvi tipo mobili. Table, T-A-B-L-E. Chair, C-H-A-R-A-R-I-R. C-H-A-I-R, ok? Quindi però se voi siete usciti dalla fiera e voi, lui continua a dire: "Oh, what I have seen a wonderful furniture, some wonderful furniture", e allora cosa succede? Che voi non capite e lui vi dirà table, se non vivete rinchiusi in una caverna o in una in casa, insomma, sapete tutti, table, dai, lo sanno anche i bambini, dai, non è difficile anche per un principiante, table, tavolo, T-A-B-L-E, tutti lo sanno table, perché tutti quando imparano l'inglese continuano a dire the pennies on the table, invece di the kettles on the roof, che è più bello, vero? Ok, bye, have a nice evening, quindi farò queste pillole oggi sull'alfabeto, la prossima volta su altre regole di grammatica, ok? Bye, have a nice evening, and have a nice evening and a great kiss, bye everyone.